Buongiorno e buon mercoledì. Ha ripreso a nevicare. Poco, insomma, pochino, non ce n'è tantissimo. Non come l'altro ieri. E hanno già pulito la strada questa mattina. Mi è riuscito ad andare a lavoro, anche il vicino, quindi vuol dire che, insomma, sta facendo dei fiocchini piccolini, non so se, no, non si vedono attraverso lo schermo, sono proprio piccoli piccoli. Però se rimane così va bene. Io qui ho già fatto colazione con la mia solita spremuta e il mio solito toast, mentre pranzo e cena sono già pronti. E buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovissimo e meravigliosissimo Vlogmas! Sopra la situazione meteo è che nevischia poco, però riesco a vedere la strada e la vedo pulita. Eccola qua, non so se la vedi, la strada lì, è l'unico pezzo non bianco che si vede. Quello che ho iniziato a fare ieri per l'ennesima volta è il soppalco, vedi che ci sono ancora un po' di cose qua e là. Nel senso che, come ogni spesso capita, ho fatto un po' di decluttering. Sono sparite quattro scatole, tutte quelle con la scritta Natale, tutte quelle con le decorazioni rosse, perché alla fine è il terzo anno che non facciamo più l'albero rosso, e finché staremo in questa casa terremo questo divano, perché sai quanto è costato, e di conseguenza faremo tutto oro. Quindi abbiamo detto che è inutile tenere là. Tutte le decorazioni rosse le abbiamo date alla vicina che ha detto: ah, le voglio, io devo comprare tutto, a una nuova vicina che è arrivata da poco. Nel frattempo è passata la mia amica, ho dato un altro ripulisti al mio armadio, quindi gli ho dato un bel po' di cose, vestiti che ahimè tanto non mi entrano, è 2 anni che non li mettevo, con questo era il terzo inverno che non li mettevo, quindi inutile tenerli lì. E gli ho dato anche un po' di scarpe. Io prima di andarmi a fare la doccia, visto che adesso suderò come non so che cosa, vado su nel soppalco e voglio continuare a pulire ancora un pochettino, a sistemare ancora un pochettino. E poi ti faccio vedere le pentole che sono arrivate, vabbè, te l'ho fatta vedere lì in forno, poi ho preso altre due o tre cosette. Situazione attuale dell'una meno un quarto. Io ho praticamente mangiato perché avevo fame. Qua c'è l'altra mezza torta salata di Mille che le accompagnerà con una proteina che vorrà a sua scelta, suppongo, o una mozzarella, secondo me, oppure si farà due uova al palette. Perché in questa torta salata c'è solo pasta sfoglia, una patata, un peperone e mezza melanzana e basta. Non c'è null'altro e gli ho messo sopra dei semini di sesamo. Mentre per questa sera abbiamo, che adesso sembra lì bella secca, ma questa sera si rinvigorirà di nuovo, salsiccia e patate. E questo è il nuovo servizio di pentola. Adesso te lo faccio vedere meglio. Aspetta che lo prendo. Allora, questi sono tutti i pezzi del servizio di pentole che ho pagato 90. 99, mi sembra, qualcosa del genere. E poi 2 giorni dopo che l'ho visto in offerta 88 o 89. Quindi se vi piacciono, io vi metto il link diretto qua sotto. Però casomai mettetele nel carrello e controllate, perché ho visto che i prezzi proprio cambiano di giorno in giorno. Le padelle sono 1, 2, 3, 4 e 5. I coperchi sono due, uno e due, e poi ci sono i due coperchi per coprire le cose che possono andare direttamente poi in frigo. Il bello di questa batteria è che le pentole vanno bene per il piano a gas, per il piano di induzione e vanno bene anche per il forno. Tanto è vero che ci sono i manici, che sono fatti così, di manici ce n'è due, dove tu prendi così e lo utilizzi come padella. Non lo so, puoi soffriggere le cose, poi dal manico stesso prendilo, la metti in forno e stacchi il manico. Poi mi piacciono perché sono impilabili, sono salvaspazio, insomma, mi gustano.
Unica pecca che secondo me vanno bene per due persone, barra tre, va, diciamo. Non è un servizio da quattro, ecco, secondo me per quattro persone in su, anche perché qua la pasta per quattro persone non ce la fai. Coperchi, appunto, purtroppo ce n'è solo due, non ce n'è uno per ogni pentola, che ovviamente vanno bene per tutte le pentole, ma di coperchi ne hai due. Carina sicuramente il fatto di avere questi altri coperchi. Tutti i coperchi sono coperchi per cucinare, coperchi per conservare. Qua super mega ripulisti, abbiamo le sedie e sotto altre due cose per il campeggio che adesso vengono a prenderle. Abbiamo sparso la voce. Qua ho un servizio di piatti da raclette nuovo che non abbiamo mai utilizzato perché proprio non ci piace il colore, non ci piace la forma e gli spazi che ci sono per le salse non bastano. È nuovo e anche questo adesso verranno a prenderselo insieme a questo che non lo so, non sono convinti, eventualmente lo tengo, lo utilizzerò come portaombrello e lo riporto su. Poi di nuovo abbiamo che non vi ho fatto vedere. La super mega collezione di gnomi continua ad aumentare. Quest'anno gli è venuta questa fissa, ma in realtà già dall'anno scorso che ha iniziato, quindi ci sono quei due lì nuovi che li avevi visti che me li aveva portati in negozio, la slitta è nuova, gli altri due sulla slitta sono nuovi e poi invece questi mi sembra che c'erano già. Qua sembra immondizia, ma immondizia non è. Ho delle coperte che andranno al canile insieme a degli asciugamani e delle lenzuola, mentre lì invece ho altre cose che hanno a che fare sempre con tutto ciò che riguarda il campeggio, che anche quelle lì verranno a prenderle. È inutile tenerle perché tanto noi è secoli che non facciamo più campeggio e che non le utilizziamo. Abbiamo come ogni anno ricomprato le ciabattine nuove per gli ospiti, ma anche perché tanto costa una fesseria, una volta all'anno le cambiamo, anche perché poi a furia di lavarle si usurano. Ed io mi sono dovuta andare a comprare un giubbotto, ragazzi, perché non ne avevo, cioè quello lì che avevo non mi andava. Allora, ragazzi, io credo che muffa in bagno non ce n'è. Chissà perché qua nel video lampeggia sempre, io vedo nel video che lampeggia, invece qua non sta lampeggiando. Muffa, non ce n'è, ho messo il filtro, ho tolto l'altro mio che era quello per gli acari, la polvere, gli allergeni, ho messo questo qua che era proprio per il rilevamento della muffa, batteri, insomma, comunque sia, è blu. C'è stato un attimo quando l'ho messo che è stato per un paio di minutini arancione, poi è diventato verde, adesso è diventato blu. Quello che ci rimane ancora da fare, con calma, quando Mile avrà voglia, avrà tempo e se vorrà... controllare tutte quelle felpe, perché al piano inferiore soprattutto ha tante di quelle felpe e alcune sono almeno 3 anni che non le mette, altre anche 5 anni che non mette più, non le sta proprio utilizzando, quindi credo che piuttosto che lasciarle lì si possono portare a qualcuno che davvero le utilizzi. Abbiamo ricomprato i cioccolatini, ti ricordi che li abbiamo dati a chi ci ha aiutato con le macchine? Uno l'abbiamo già consegnato insieme alla bottiglia di vino. Qua Milena ha aggiunto. Allora, cos'è che ha aggiunto? Questo qua, lo stagnetto. Qua ci andrebbero delle paperelle, forse. E il pozzo non mi ricordo se l'avevi visto. Insomma, adesso man mano che gira, ogni volta che gira, comprerà qualcosa e poi si vedrà che forma prenderà questo presepe. Adesso ci sono quelle casettine che si stanno già autodistruggendo di cartone, che però sono servite per andare a riempire un po', poi negli anni si vedrà. Qua sopra, vabbè, il soppalco lo conosce a memoria. Ecco cos'era il rumore che avevo sentito. È rimasto praticamente tutto uguale. Ho solo dato una ripulita alle scarpe, che adesso lì è decisamente più vuoto. E qua mancano sì un po' di scatole, tutte quelle di Natale che ti avevo detto. E qua abbiamo quelle vuote che sono dei contenitori che ho recuperato, delle scatole di Ikea, dove a questo punto andrò a mettere qui le palline di Natale. C'è questa pianta che adesso scendendo ho messo lì, boh, provvisoriamente, perché poi queste piante vanno una nel corridoio e una all'ingresso dove ci sono i folletti. Sta male, la lascio, la tolgo, non lo so, va bene.
A proposito, Mile ha preso il trenino che voleva metterlo là, sotto l'albero, ma dopo aver sclerato per montare i binari e per mettere le pile, non va. E quindi non so se oggi lo andrà a cambiare oppure se farà un buono e non lo prenderà più. Questo l'ha pagato 14 euro, 14,90 mi sembra, qualcosa del genere. Comunque, io lo lascio qua, 14,95. Io lo lascio qua, così si ricorda di andarlo a cambiare oppure fa quello che vuole. A proposito, facendo ripulisti sopra, ho trovato ancora teglie usa e getta, che saranno quelle di Miki, sicuro. Un pacco di questi che non mi ricordavo neanche più di averli, sicuro li avrò presi quando dovevo mandare dei miei o da mio fratello, credo. Insieme a dei piatti di plastica riutilizzabili, quindi che si possono riutilizzare fino a 20 volte. Lavastoviglie? No, no forno, no microonde, ah, non li puoi sciacquare a mano, ok, va bene. E non riesco a capire quel il senso, cioè se uno prende i piatti di plastica li prende perché non li vuole lavare. Non lo so, vabbè, non so come mai io li abbia presi, non mi ricordavo neanche di averli presi. Però se erano lì su, è sicuro perché li avrò presi, o a meno che me li ha dati qualcuno, non lo so, non mi ricordo. Adesso mi faccio già un bel caffè, poi mi rilasso un attimo, è l'1:30, poi vado a farmi la doccia e poi vado. Mille, boh, credo che dovrebbe arrivare a breve. Tu hai già fatto i regali di Natale? Perché leggevo appunto un post su Instagram questa mattina. Perché è una cosa alla quale io non ci penso, non te l'ho già fatto il discorso sui regali di Natale, però appunto se devo darti una risposta, io sì. Da tempo ormai, ormai da quasi un mese, perché un po' di cose le avevo prese prima, un po' di cosette le ho prese per il Black Friday, però insomma sai come la penso sui regali di Natale, quindi però era appunto per darti una risposta, sì, gli ho fatti. Anche a me sono arrivati dei regali di Natale, se vogliamo metterli nei regali di Natale, quindi il giubbotto, il servizio di pentole, il servizio di lenzuola e copripiumone, giubbotto te l'ho detto, non mi ricordo, quindi se vogliamo metterle nei regali di Natale, mettiamoli anche nei regali del compleanno, poi a gennaio sarà il mio compleanno, quindi direi che di regali ne ho davvero ricevuti, di regali ne ho davvero ricevuti tanti. E ho ritirato giù. Vediamo se li riutilizzerò perché l'anno scorso non li ho proprio calcolati. I diari. Allora, il primo anno ho iniziato con il diario proprio del Bimby, che è un diario, nel senso che vedi, è proprio un'agenda, c'è la data, però in ogni giorno c'è anche una ricetta. Io però non ci ho mai scritto sopra. L'anno dopo invece sono andata a prendermi subito questo perché non avevano più fatto l'agenda, ma avevano fatto il Natale Bimby, quindi 5,90 euro proprio. Una fesseria dove è pieno di ricette invernali. Tutte da fare col Bimby e con qualsiasi tipo di Bimby. E non so se quest'anno l'hanno fatto proprio perché non ci ho proprio pensato, però adesso che li ho tirati giù mi è venuto in mente, devo chiedere a Mille se ne hanno fatto uno nuovo anche quest'anno, così me lo vado a prendere. Perché mi piace, poi comunque sia davvero, visto, costano davvero poco. Il primo anno sono partiti che costava 7,90, ma perché era anche un'agenda dentro, poi il secondo anno devo chiedere a Mille se c'è. Ho tirato giù, l'ho messo lì perché non so proprio dove metterlo, non ho spazio, nel caso poi servisse. Il portapandoro, mentre invece quello che Mille ha già aperto, io per praticità non so se lo fate anche voi, io lo faccio da anni, mi trovo davvero bene, cioè quindi lo taglio tutto, lo taglio già a fette,
Lo taglio già a fette, almeno in questi sacchetti fa una sorta di sottovuoto. Non rimane in giro, poi non lo so, a me sa più di igienico, è noto che si tiene meglio. Poi comunque sia, hai già la fetta tagliata. Questo ovviamente da mangiare in famiglia, non è che se arrivano ospiti tiro fuori questo. Però io lo trovo davvero comodo e pratico. Apri, ti prendi la tua fetta che è già tagliata, non devi stare lì a tagliare, poi ti tieni il cartone, poi ti tieni la confezione, poi inizi a riempire tutti i mobili con le confezioni di Pandoro girate al contrario, aperte. È proprio una cosa che non mi piace. A proposito, poi abbiamo pulito anche qua dentro ieri che non ho filmato, adesso lì c'è un buco dove ci sono i bicchieri che mancano, ho tolto la brocca perché l'ho spostata dall'altra parte. E ho messo qua i bicchieri, ho eliminato due servizi di bicchieri tenendo questi due, quindi questi sei che sono gli ultimi che ne abbiamo preso e questi qua che sono sei, così faccio 6 e 6. 12 bicchieri ci sono, come ce ne sono 12 da liquore, come ce ne sono 12 da vino, nonostante siano alcune bulle, quindi da rosso, queste qua più spesse. E alcuni da bianco, ma fa niente, ho sempre fatto così anche perché sono poche le volte che ho 12 persone a pranzo, quindi sinceramente andarmi a comprare un servizio da 12 per quelle persone che vengono magari due volte l'anno, cioè per quelle cene che organizzo due volte l'anno non mi va. Ho due servizi da 6 che sono quelli che utilizzo di più perché spesso invece faccio cene tendenzialmente 4 persone per volta, non di più. E quando comunque sia siamo in 12, alterno un bicchiere in un modo, uno in un altro, uno alto, uno basso. Stessa cosa con i piatti. Questa è una cosa che ho sempre, sempre fatto da sempre. Non faccio parte di quelle persone che compro perché se viene qualcuno. No, io devo comprare per me stessa medesima, per casa mia. E chi viene si adatta a quello che ho io, perché credo e sostengo che se qualcuno viene a casa mia, viene per stare con me, con noi, e non sicuramente per guardare il fatto che la mia tavola sarà alternata con un bicchiere in un modo e un bicchiere in un altro. Che poi comunque sia, nonostante alternati, poi stanno bene, perché volendo richiamano, quindi diventa, la tavola diventa carina lo stesso. La cosa brutta di questo periodo è che io e Emile ci incrociamo a pranzo, ma ci incrociamo proprio, nel senso che dipende lei da che ora arriva. Adesso è l'una e mezza, adesso è l'1:35, lei bufa che arriverà per le 2, 2:30, perché Emile non ha orario, però tipo io adesso mi riposo un attimo, poi Emile arriva, magari io sarò sotto la doccia, mi preparo e vado, a meno che lei non venga via con me. Che magari devo uscire a fare qualche commissione e quindi però cioè, e poi ci vediamo alla sera quando io arrivo, alle volte alle 7:30, alle volte alle 8, ma proprio giusto il tempo della cena. Ci sono delle sere che se magari invece io tardo la trovo addormentata sul divano, anche perché lei come sai alle 3 si alza, 3, 3:30. Quindi Milena verso le 8:30, 9, crolla proprio. Stavo nella speranza che si fosse sciolta un po' di neve sulla mia macchina, no? Mi conviene bere il caffè e andare prima a pulire la macchina, prima che la neve diventi poi ghiaccio, che faccio poi fatica a toglierla. E poi torno su, doccia, e si va. Ragazzi, io oggi con questo video spero solo ed esclusivamente di avervi fatto compagnia, più che altro è stato un video chiacchiericcio. Fatemi sapere, se vi piacciono le pentole, se le avete già prese, se le conoscevate, se vi piacciono gli gnomi di vino, se avete già fatto i regali di Natale, se volete, giusto per chiacchierare un po', perché la mia compagnia, perché la compagnia che voi fate a me è quella dei commenti, quella dei messaggi che io leggo poi man mano di volta al mattino mentre faccio colazione.
Poi niente, io stavo aspettando un po', stavo temporeggiando per farvi salutare da Mille, ma oggi la vedo critica, anche perché davvero, io devo andare giù a pulire la macchina, accenderla un po', casomai pulisco appena appena la stradina, guarda, te la faccio vedere com'è, così. Devo giusto pulire un pochettino la macchina, più che altro perché sennò, non essendoci il sole, rischia che poi la neve diventa troppo dura e non mi passa più poi, invece così con la scopa dovrebbe venire via velocemente. Basta, non parlo più. Grazie per essere stati con me. Spero che tu sia stato con me fino alla fine di questo video. Spero di averti fatto un pochettino di compagnia. Come ti ho detto, tu a me la fai con i tuoi commenti. Io ti mando un abbraccio grandissimo, ti auguro un buon mercoledì e se non erro, forse oggi è Santa Lucia, che in alcuni posti, forse dalle parti di Milano, di Bergamo, non vorrei dire una fesseria, si festeggia forse anche a Palermo, vero? Dalle parti della Sicilia, mi sembra che oggi sia giornata di grande festa perché Santa Lucia porta i doni. Correggimi se ho detto una fesseria. Io ti mando un abbraccio grande, se è piacere, noi ci vediamo venerdì.